Un saluto a tutti gli amici di androidare.it Adriano. Vi vado a fare un veloce unboxing di Samsung Galaxy S6 Edge Plus. La recensione diciamo che è abbastanza inutile in quanto praticamente troviamo le stesse cose di Edge normale. Comunque, procediamo con l'unboxing. Vi dico le prime impressioni su Edge Plus dopo 3 giorni di uso. E poi deciderò in seguito se fare una vera e propria recensione o se basta così. Quindi Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il fratello maggiore di Edge normale da 5,7 pollici. La mia è una versione da 32 GB in colorazione Gold Platinum, che praticamente è un gold vero e proprio. Andiamo a vedere all'interno. Troviamo la guida di riferimento che non aprirà mai nessuno. Il piruncino per togliere la SIM e all'interno troviamo carica batterie per la ricarica rapida, quindi da 2 A, utilizzabile sia su S6 normale, sia su Note 4, su Note Edge, su tutti i device che hanno la ricarica rapida. Cavo USB, quindi per ricaricare la batteria o per collegarlo al PC, e le cuffie Samsung In-Ear, questa volta le hanno inserite in questo cofanetto abbastanza inutile, però tant'è. Ovviamente i miei accessori sono sempre qua perché non li uso, ho già altri caricabatterie, anker, eccetera eccetera, quindi per me possono rimanere dove si trovano. Andiamo a vedere la solita scatola ormai Samsung, che non riporta più quel similegno, ma ormai hanno puntato sul bianco. Qui vediamo le caratteristiche di S6 Edge Plus, quindi 4G, processore 64 bit, 4 GB di RAM, che è praticamente alla fine la differenza maggiore con Edge normale, perché Edge normale ha 3 GB di RAM, invece Edge Plus, come così, scusate, sia Edge sia S6 normale hanno 3 GB di RAM, S6 Edge Plus ha 4 GB di RAM. Lo schermo 5,7 pollici rispetto ai 5,1 pollici di Edge normale ed S6 normale. In questo Edge Plus abbiamo anche la ricarica wireless veloce, cosa che non abbiamo su S6 normale. Infatti la ricarica su S6 normale, la ricarica wireless, io l'ho spesso sconsigliata in quanto è davvero lenta, cioè è una cosa assurda, non posso aspettare 3-4 ore per ricaricare il telefono. Ovviamente il solito Knox è 32 GB di memoria, di cui 21 e mezzo liberi. Io ovviamente ho scelto la versione da 32 GB perché non ascolto musica sul telefono, non guardo i film, l'unica cosa che mi potrebbe occupare spazio sono le applicazioni e le foto e i video, ma io foto e video li uppo sempre praticamente sul mio cloud, quindi 32 per me bastano e avanzano. Ci sono altri che magari si lamentano per la famosa mancato inserimento dell'espandibilità di memoria. Ovviamente sono gusti e ognuno ha i suoi usi. Andiamo a vedere il telefono, ecco qua. Secondo me uno dei più bei telefoni esistenti. Ho amato tantissimo dal punto di vista estetico Edge normale. Edge Plus è il top per me. Ho sempre amato gli schermi grandi, lo dico ovunque, sia sui gruppi di Androidare, sia sulle pagine, ho sempre detto che amo e adoro gli schermi grandi. Ho venduto Edge normale proprio perché 5 pollici mi stavano stretti. Samsung mi ha fatto questo regalo di farmi Edge Plus con 5,7 pollici. Ovviamente la linea è praticamente la stessa di Edge normale, quindi vediamo che sopra troviamo lo slot per la SIM e il secondo microfono per l'attenuazione dei rumori, voglio ricordarlo, perché alcuni pensano ancora che il secondo microfono serva per parlare. No. Altra pecca di Edge Plus è che hanno tolto il sensore infrarossi. Ad alcuni serve, ad altri no. Non lo so, io l'ho usato sempre per fare lo scemo nei bar, quindi diciamo che è relativo per me. Lato destro, tasto accensione. In basso troviamo la cassa, che si sente molto forte. USB, microfono principale e jack per le cuffie. Lato sinistro, bilanciere del volume. Dietro troviamo fotocamera da 16 megapixel, la migliore, e sfido chiunque a dirmi il contrario.
è ovviamente uguale a quella di Edge normale di SSI, però ho notato che nelle foto notturne riesce ad elaborare un pochino meglio. Ho fatto alcune prove di foto che ho fatto sia con Edge normale sia con questo. Con questo qui riesce a... non vi so dire esattamente cosa fa, li elabora meglio praticamente. Qui flash e i vari i soliti sensori, battito cardiaco, bla bla bla. Come vedete, sulla colorazione gold si vedono tantissimo le ditate, sicuramente. Spero che si vedano nella fotocamera. Io ho ordinato la cover ring che però non mi è ancora arrivata. Ovviamente sul frontale abbiamo sempre le solite cose Samsung, non ve le sto a ridire le solite pappardelle sull'hardware. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è questa qua. Accendiamo lo schermo ovviamente stupendo, è lo schermo più bello sugli smartphone che c'è al momento, e sfido sempre chiunque a dire il contrario. Sensore per le impronte, funziona benissimo, prende sempre l'impronta. Ovviamente non fate come qualcuno che sui gruppi ha detto ma se la mano sporca non funziona. Ma va, non riconosce l'impronta, è ovvio che non funziona, anzi ti devi preoccupare se funzionava. Quindi appoggiamo il dito, vediamo, velocissimo nello sbloccare. Io ho registrato 4 dita delle mie mani, quindi primo, basta tenere il dito sopra, come vedete non perde mai un colpo, è velocissimo veramente. Nell'uso generale quotidiano va sempre bene. Una precisazione, io ho installato Nova Launcher subito, perché io adoro Nova Launcher, lo metto su tutti i miei telefoni, come potete vedere nelle altre recensioni ho sempre usato Nova Launcher, per me TouchWiz o altri launcher proprietari non piacciono, non vanno bene, anche perché io ho le gesture con Nova Launcher che non ci sono ovunque, ad esempio per farvi un esempio su Asus Zenfone ci sono le gesture, quindi il telefono va molto bene, i 4 GB di RAM si sentono parecchio, le foto ovviamente sono pazzesche, ve l'avevo già detto, perché oltre, vi faccio vedere un punto e scatta veloce, ho qui uno Stonex Galileo, scusate se, come vedete il punto e scatta è velocissimo e le foto vengono molto bene, abbiamo in più queste nuove modalità, tra cui la modalità Pro e la possibilità di salvare le foto in formato RAW, quindi in formato originale per poterle elaborare poi con Photoshop o con quello che volete. Abbiamo la possibilità di fare la trasmissione live. Cos'è la trasmissione live? Praticamente cliccando su quest'icona ci andiamo a loggare col nostro account YouTube e possiamo fare una diretta su YouTube. Poi c'è il collage video, la panoramica, insomma, solite cose che trovate anche su SSI normale, su Note 4, con il relativo store per scaricare altre modalità che non ho mai scaricato perché alla fine non mi servono. Qui abbiamo tutto a portata di mano, quindi le dimensioni delle foto, flash, HDR, eccetera eccetera, insomma tutte le funzioni che comunque trovate su SSI normale. Ecco perché vi dicevo che non c'è bisogno di fare un'altra recensione, anche perché io l'ho già fatta quella di SSI, quindi mi sembrava alla fine un altro che un doppione di tutto. Andiamo nelle impostazioni, info dispositivo, ovviamente il codice modello SMG928F, attenzione ai cloni perché ho visto che già c'è qualche clone in giro. Come versione ovviamente abbiamo Android 5.1.1, solito Edge People che io non uso. Insomma ragazzi, io lo trovo un telefono davvero ottimo, per me attualmente è il top di gamma del momento, in attesa dell'uscita in Europa di Note 5, anche se in realtà si trova un po' ovunque. Se adorate gli schermi grandi, questo è il telefono adatto. L'unica pecca, se così vogliamo chiamarla, è il fatto che, essendo di vetro, essendo di metallo, i cosiddetti materiali nobili a cui io sono stato sempre contrario, se vi cade questo so cacchi amari, però tutto sommato per me è il miglior telefono attualmente in circolazione. Va benissimo, foto stupende, una buona ricezione, e dimenticavo, fondamentale, ci fate almeno un'ora in più di schermo rispetto a Edge normale.
per androidare.it. Un saluto a tutti da Adriano.